Bentornati in studio, torniamo a parlare di un argomento che avevamo già anticipato qualche giorno fa, parliamo del cosiddetto switch off. Già in queste ore, ma in particolare a partire da domani e poi dal 10 di marzo, molte emittenti locali non troveranno più spazio all'interno del digitale terrestre, quindi sulla televisione tradizionale, altre saranno costrette a cambiare canale. Questo per effetto anche di una cessione di banda, un termine tecnico che poi affronteremo con l'ospite che seguirà, dedicata al cosiddetto 5G, alla connessione veloce di nuova generazione. C'è stato un bando del Ministero, una riassegnazione dei canali e vi dicevo, alcune hanno dovuto cambiare posizione sul telecomando, altre invece purtroppo sono costrette a chiudere la trasmissione televisiva e a proseguire in altre forme. Tra le televisioni che saranno in qualche modo costrette anche a cambiare canale c'è la storica Telepace e qui vediamo sulla pagina Facebook proprio dell'emittente con sede a Cerna nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo un messaggio lanciato nei giorni scorsi appunto che dice che dal 10 marzo in Veneto Telepace sarà sul canale 76. E qui ovviamente ci sono anche degli spegnimenti su altre regioni e in particolare in Veneto e dicevamo Mantova sul 76, poi altri canali in altre zone. Ma per spiegarci questo passaggio delicato, ma che presenta anche delle opportunità, abbiamo in collegamento il responsabile tecnico di Telepace. Benvenuto Alessandro. Buonasera, buonasera. Alessandro Speri, benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, dicevamo, è un momento particolare di svolta anche per Telepace. Come lo avete affrontato? Che momenti, che ore, che giorni sono questi? Di grande frenesia, immaginiamo anche. Allora, sono dei giorni che non hanno una fine. Il momento è abbastanza delicato e chi mi fa un po' più le spese sono i nostri telespettatori. E abbiamo coniato questo slogan ormai da qualche mese, Telepace non cambia ma si trasforma, proprio per portare pian piano il nostro pubblico, che sapete meno male a un'età che sono abbastanza grandi, a un cambiamento graduale ma continuo che praticamente avverrà nei prossimi due giorni, avrà il culmine nei prossimi due giorni quando ci sarà il reale spegnimento. Passeremo dal canale 14, quello consueto per il Veneto, passeremo al numero 76. Insomma, un passaggio sicuramente che avrà delle conseguenze, però tutto sommato la presenza di Telepace sul digitale terrestre rimane e quindi questo è l'importante. Avete creato anche una pagina dedicata proprio a questa trasformazione, eccola qui il vostro claim, Telepace non cambia, Telepace si trasforma, quindi potete trovare tutto sul sito telepace.it dove ovviamente si spiega che è in arrivo il nuovo digitale terrestre, di nuova tecnologia, come poter seguire Telepace attraverso l'app per smartphone, tablet, il sito telepace.it, il canale 76 appena ricordato da Speri e poi attraverso la Smart TV, attraverso anche delle applicazioni nuove, Android, Fire Stick, insomma prenderemo confidenza anche con queste nuove tecnologie. E poi qui un video guida che spiega tutto quanto quello che potrà essere effettuato per continuare a vedere la programmazione di Telepace. In pratica, ecco, nel pratico, Alessandro, cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni? Che molte persone non vedranno più il vostro segnale, sicuramente sul canale storico 14. Allora, in pratica il cambiamento che sta già avvenendo è che il bacino d'utenza di Telepace va molto a ridursi. Eravamo presenti in Lombardia, eravamo presenti in siamo ancora presenti in Emilia Romagna, eravamo presenti in Trentino e con tra due giorni praticamente la maggior parte delle regioni verrà spenta e il segnale rimarrà abbracciando completamente la regione del Veneto, compresa la provincia di Mantova sostanzialmente. E tengo a precisare che anche da moltissime telefonate che riceviamo in questi giorni, perché con lo spegnimento della Lombardia veramente siamo stati sommersi dalle telefonate di persone che non vedono. E è una scelta che non è stata voluta da Telepace, ma c'è stata, tra virgolette, imposta da quello che è il Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo altresì preso questo momento come una sorta di
momento per reinventare delle pace, diciamo. Stiamo sfruttando al massimo quello che è la piattaforma web. Abbiamo sviluppato un'app per quanto riguarda iOS o Android che funziona su tablet, su smartphone. Abbiamo implementato la nostra pagina web con la diretta e siamo presenti sulla maggior parte delle televisioni smart, sì, per l'appunto le televisioni smart. E abbiamo tante novità in serbo nel corso di quest'anno, tra le quali l'HBBTV, lo sviluppo di un canale nuovo dedicato principalmente alla parola. Noi siamo, se noi, le persone non ci conoscono, ma sanno che siamo specializzati in quello che riguarda la Chiesa Cattolica, in particolare la Chiesa Certo. Cattolica di Verona. Per cui stiamo sviluppando una serie di nuove iniziative per prendere questo momento storico come un'opportunità anche per noi, insomma. È proprio questo, in conclusione, Alessandro, quello che vorrei sottolineare, nel senso che probabilmente adesso, in questo momento storico, il passaggio sarà in qualche modo anche un po' doloroso, perché hai appena ricordato anche i telespettatori della Lombardia, che rappresentavano un bacino sicuramente importante, non vedranno più il segnale televisivo, però è un passaggio che in qualche modo sarebbe stato obbligato, non dico nei prossimi mesi, ma nei prossimi anni. Quindi si va verso il digitale, hai già anticipato alcune tecnologie a disposizione. Insomma, possiamo dire che anticipiamo forse controvoglia uno scenario che sarà sicuramente preponderante nei prossimi anni, ovvero quello del digitale. Sì, noi ci siamo, mi sento di dire questa cosa. Ci siamo anticipatamente, come dicevi tu, vuoi per necessità, vuoi per il momento storico, però vogliamo esserci e portare avanti quello che è sempre stato il nostro motto, essere evangelizzatori in tutte le forme di quello che è la struttura dell'etere, quindi dal web alla TV, al satellite, anche se alcune cose sono state dismesse, però noi ci siamo, Telepace c'è e diamo l'opportunità a tutte le persone, anche quelle un po' più grandi di noi, un po' più adulte, di poterci continuare a seguire, abbracciando quello che vogliamo, il bacino del mondo. Prima abbracciavamo solo alcune regioni, adesso con le app, con la tecnologia web, mi sento di dire che possiamo abbracciare fisicamente tutto il mondo e tutto il mondo, dai risultati che abbiamo, dai primi risultati, ci sta vedendo e sta vedendo il nostro segnale, insomma. I risultati sono incoraggianti. Ecco, chiudiamo con una nota tecnica, visto che sei un responsabile tecnico. Si inizia a sentire a parlare di HBBTV. Molti non sanno ancora di cosa stiamo parlando. È difficile anche per noi addetti al settore. È un'opzione che nasce con le TV di nuova tecnologia, sostanzialmente. Sono una sorta di sottodominio di alcuni canali principali. Come potremmo definire questa tecnologia? Spiegandola Difficile un in po' maniera spiegare. povera, si può dire che possiamo rappresentare come la TV principale, il canale principale, come un fiume. Ci sono dei torrenti che partono da questo fiume che sono l'HBBTV. È una tecnologia che trasporta segnali multimediali, quindi da foto ad articoli a filmati a altre dirette, e che ovviamente vede la necessità che la TV sia collegata ad internet e che siano TV di nuova generazione, sostanzialmente cosiddette smart TV. E questa tecnologia dà la possibilità di avere un'infinità di contenuti multimediali sempre a portata del telecomando di ogni telespettatore che, ripeto, deve avere la tecnologia internet a casa, sostanzialmente. Assolutamente, quindi aumenterà comunque anche la cosiddetta user experience, la possibilità di interagire maggiormente con il canale, con la TV. Grazie Alessandro, continuate quindi a guardare Telepace che dai prossimi giorni, in particolare dal 10 marzo, sarà sul canale 76 del Digitale Terrestre in Veneto e in provincia di Mantova e dopo ovviamente su tutti i dispositivi digitali a partire dal sito telepace.it. Grazie Alessandro per essere stato con noi. Grazie, grazie a tutti voi dell'opportunità. Grazie. Noi adesso lasciamo spazio al GR e torniamo tra poco con un nuovo ospite.